19 settembre 2016 è stato presentato nella sede di Unindustria il bilancio sociale aggregato 2015 dell'AIOP provinciale di Bologna, un appuntamento che è arrivato ormai al quinto anno. Un anno particolare, accade anche nell'anniversario del 50° dell'AIOP nazionale, e conferma anche quest'anno la partecipazione, l'aggregazione delle strutture sanitarie di Bologna che tutte 13 hanno partecipato attivamente alla rendicontazione sociale. La rendicontazione sociale prevede come oggetto responsabilità sociale d'impresa, quindi diciamo un oggetto importante, comportamentale, che ha a che fare con il ruolo di cittadino responsabile che hanno le strutture all'interno del sistema sanitario locale, regionale e nazionale. Anche quest'anno il cittadino della regione Emilia-Romagna, in particolare quello bolognese, può sentirsi certamente soddisfatto per il livello di qualità e di risposta che il sistema sanitario riesce a dare congiuntamente, sia quello pubblico che quello privato. Ed è questo che emerge dal bilancio sociale, la massima collaborazione, la massima capacità di essere eccellenti nel dare una risposta ai bisogni di salute. Noi siamo molto orgogliosi, produciamo il 13,5% delle prestazioni della nostra USL, i cittadini non pagano, la USL paga soltanto il 7,3%, il che significa che noi produciamo il doppio di quello che costiamo, a quello che costiamo vanno sottratti 16,5 milioni di euro di tasse e quindi significa che il rapporto costo-beneficio delle nostre aziende è altissimo. Senza di questo probabilmente il sistema avrebbe dovuto porre in atto dei meccanismi di taglio ben più gravi. Lo sviluppo tecnico e tecnologico degli ultimi anni rende particolarmente vantaggioso porre alcune attività a supporto dell'attività clinica come appunto il laboratorio, il trasfusionale o anche la radiologia stessa in maniera trasversale rispetto ai soggetti che erogano le attività. Queste piattaforme non devono essere pensate esclusivamente per il servizio pubblico, ma possono essere usate anche da soggetti privati. L'ospedale, che diventa sempre più un concentrato di tecnologia e che diventa sempre più il luogo deputato a interventi di alta complessità, deve cedere un po' il passo invece a una presa in carico delle condizioni croniche che devono essere fatte vicino alla residenza, vicino a casa, addirittura anche a casa della persona stessa. In questo senso AIOP, pur essendo ospedalità privata, già collabora con le aziende pubbliche, ma noi vogliamo arrivare a una piena integrazione dei professionisti anche nelle attività delle case della salute e nelle attività territoriali. Penso per esempio a case di cura che sono collocate in contesti territoriali lontani o disagiati rispetto alla provincia di Bologna, in cui ci sono professionisti di ottima qualità che possono anche integrarsi e lavorare perfettamente nell'ambito delle case della salute. È una possibilità che intendiamo esplorare insieme ai vertici di AIOP. La rendicontazione sociale è una esperienza di assoluto interesse perché ci restituisce una fotografia aggiornata di quello che è il comparto dell'ospedalità privata e nel farlo ci restituisce un pezzo del sistema integrato pubblico-privato che caratterizza l'Emilia-Romagna e quindi per noi è un'occasione fondamentale per avere un quadro completo e quindi capire come insieme a tutto il resto della sanità anche l'ospedalità privata può e deve cambiare, può dare un contributo a realizzare con successo questo cambiamento è assolutamente fondamentale anche per il decisore pubblico e quindi anche per tutti noi. Dottor Averaro d'Orta, uno dei punti di forza del sistema sanitario bolognese e anche regionale è stato quello dell'integrazione tra sistema sanitario pubblico e privato, di cui voi siete stati in particolare protagonisti in questi ultimi anni. Però quest'anno qualcosa è cambiato, cosa è successo? Noi esattamente cosa sia successo non lo sappiamo. Il 28 di giugno la Regione ha approvato una delibera che noi non riusciamo a spiegarci a cosa sia collegata e impedisce per le sole strutture private accreditate di accettare pazienti provenienti da altre regioni in esubero a quello che è stato fatto nel 2011. Nel nostro mondo 6 anni sono tantissimi, in effetti da allora a oggi con milioni di euro di investimenti e professionisti abbiamo aumentato la nostra attrattività, per cui è cresciuto il numero di cittadini scontenti della sanità delle proprie regioni di appartenenza che è venuto in Emilia-Romagna a trovare le risposte che cercava. Bene, questa delibera punisce il merito
quell'eccellenza di cui anche la Regione è responsabile, perché noi siamo cresciuti come elemento integrato di un sistema che è fatto di pubblico e di privato. È cresciuto il pubblico, siamo cresciuti anche noi. L'attrattività del pubblico è cresciuta ed è cresciuta anche la nostra. A questo punto penalizzare solo noi significa penalizzare però anche il tessuto economico, che non può beneficiare dei 40 milioni di euro di investimenti che solo sul territorio bolognese avevamo già programmato per i prossimi 2 anni, mette in rischio molti posti di lavoro e soprattutto lede il principio, il diritto della libera scelta del luogo di cura che è sancito dalla Costituzione. Io credo che in questo momento la nostra regione debba difendere il sistema complessivo. È naturale che questo colpisce prevalentemente il privato, perché dal 2011 a oggi noi, anche dietro, diciamo, l'indicazione della regione, abbiamo investito molto, siamo cresciuti di oltre 50 milioni di fatturato, mentre il sistema pubblico è rimasto, direi, costante nella sua capacità attrattiva. Io credo però che la regione Emilia-Romagna, se è vero che i voti in parte si contano, ma in parte anche si pesano, io credo che possa, sia nelle condizioni per esprimere un, diciamo, uno status e un potere di discussione ampio. Sono certo che chi governa la politica di questa regione, l'assessore, il presidente, faranno di tutto per evitare questo. Noi abbiamo già cominciato sia con la regione sia anche a livello parlamentare, nella relazione con il Parlamento, a porre la questione, perché almeno nella legge 2017 di stabilità questa situazione venga risolta. Siamo sottoposti a controlli, diamo garanzie di qualità che sono tali da attrarre, come dicevamo prima, cittadini da altre regioni. È un patrimonio comune e io per la prima volta chiedo a tutti di darci una mano a difenderlo, non solo per le nostre imprese ma per i nostri 3.000 dipendenti e per le decine di migliaia di cittadini che curiamo tutti gli anni.